Praticamente su Black Ops 1, appunto, l'idea iniziale era l'importante è fare round. Poi è chiaro che se uno si magari stava lì a impararsi o inventarsi una strata un pochino più veloce o dinamica, anche solo stupidamente un tempo si diceva fate il giro di tutacchino attivandovi le trappole dietro, sparando in MP40 per farvi i punti. Non è sicuramente una strat veloce, però funziona. Cioè, io so di molta gente, io compreso, che hanno fatto dei gran 30 più, 40 più, addirittura 50 più, giocando così. Perdi i pomeriggi interi, ma era divertente anche per quello. Come su The Riz, camperi sopra, e io dei 30 anche in 4 l'abbiamo fatti. Per i tempi non è che fossero round bruttissimi. Oggi è chiaro che non è assolutamente niente, ma sono passati anche 10 anni di ottimizzazione, di pratica, di perfezionamento, di ottimi player, di gente con molto più tempo, molta più voglia. I tempi appunto sono cambiati. Se un tempo round 50 era già parecchio e un 100 era un simbolo assurdo, oggi fai un 100 e come dico altre volte... Bene, hai fatto forse il setup, vai fino ai 163 per gli star round, sei su Black Ops 1, vai fino al 200, a quel punto vai di reset. Chiaro che per le persone normali un 100, specialmente su Black Ops 1, rimane comunque un bel traguardo ed è giustissimo che sia così, cioè se uno ha sempre giocato a zombie in maniera molto tranquilla, ma hai più di un paio di ore alla volta, fare un 100 su Black Ops 1, anche con le migliori strat, richiede parecchie ore, non è già come tipo Black Ops 3 che magari certe mappe sono... 3-4 ore un 100, 5 se proprio ci vuole tanto, Cold War certe mappe anche meno di 2 ore ho fatto dei 100 io, ed è molto più tranquillo, molte più possibilità di rianimarsi, continuare la partita, avere oggetti molto forti. Tra fare un 100 su Black Ops 1 o Black Ops 2, tanta cazzo di roba. Poi chiaro, sì, i record sono più alti, però se una persona normale che gioca al giusto a zombie gli dice ah sai perché il WR su The Riz è questo, si usa questa strat, si gioca in questo modo per massimizzare le tempistiche rispetto alle entities, perché si gira in questo modo, si fa questa strat, si fa il trade qua. Ti guarda e fa, mi sono perso alle prime tre parole che hai detto, ma interessa girare, sparare gli zombie e fare quello che riesco a fare. Perfettamente giusto, l'ho detto altre volte che non è assolutamente corretto togliere il divertimento... O i traguardi personali alle persone. Uno non ha mai fatto un easter egg, ne completa uno che anche se è facile, per lui è parecchio impegnativo e gli ha richiesto diversi tentativi. Oh. Cioè, se uno ha sempre fatto fatica con gli easter egg a completare quello di Gorod, gli dico, minchia, fra, GG. Cioè, anche io quando l'ho fatto per la prima volta, pure con le Mega Gam, non è che fosse proprio facilissimo. Uno che è molto più esperto riesce a farlo anche in No Gam, perché si è imparato per bene tutto, ha fatto molta pratica, potrebbe dire, vabbè, l'ho fatto 1000 volte. Uno che l'ha fatto per la prima volta è una gran soddisfazione. Specialmente se sta facendo magari tutti gli easter egg di Black Ops 3 per fare la roba finale di Revelations, avere l'RK5 e tutte queste robe qua. Sono cose importanti. Come ai tempi su Black Ops 1 c'era il problema di fare la maggior parte degli easter egg in co-op. Oggi puoi fare tranquillamente tutto in singolo. Qui su Black Ops 3 è parecchio stronzo fare gli easter egg in singolo, ma si può fare. Su Cold War non dà troppe problematiche. Ma già Black Ops 1 vuoi fare gli easter egg di Call of the Dead. La versione in coop, almeno da due giocatori, è diversa da quella in singolo. E anche gli obiettivi, se ricordo bene, erano staccati. E quello di Ascension, per quanto non sia collegato a niente, bisogna essere in 4. Quello di Shangri-La bisogna essere in 4. Quello di Moon bisogna essere per forza in 2. In singolo ti fa fare soltanto un pezzo. Black Ops 2 non mi ricordo se... Allora, Dying Rise e Byred sono abbastanza sicuro che bisogna essere in 4. Poi Byred l'hanno fatto in 3, ma perché la gente è malata. Dying Rise? Non mi ricordo... Mi sa che bisogna essere per forza in 4. Mob bisogna essere almeno in 2. In singolo ti fa fare fino all'ultimo passaggio. Stesso problema di Shadows. Anche in Shadows bisogna essere in 4. Mentre Origins di Black Ops 2 si può fare in qualunque numero di giocatori. E... Black Ops 3 poi invece è partito con possibilità di fare tutto quanto... Tolta Shadows in singolo, perché The Giant, per quanto sia un easter egg, anche se conta, si può fare in singolo. The Rising Drake si può fare in singolo, Gold Club in a merda, ma si può fare in singolo. Setsubun no Shima si può fare in singolo, Revelation si può fare in singolo. Vabbè, quelli che hanno rimasterizzato con Zombie Chronicles, lì ovviamente, come l'originale. Quindi Ascension bisogna essere in 4, Shangri-La bisogna essere in 4. Origins puoi farlo in singolo, invece. E Moon mi sa che puoi farlo in singolo perché purtroppo è una cosa che è vantaggiosa ma anche svantaggiosa. Su Moon di Black Ops 3 in singolo sei sempre Richtofen. Che è figo perché dici posso fare praticamente tutto quanto, poi non ti dà se ricordo bene i perk permanenti o te li dà ma il revive comunque lo perdi. Il problema è essere sempre Richtofen dopo un po', per quanto sia un bellissimo personaggio, quando ogni singolo game in singolo sei sempre Richtofen, senti sempre le battute di Richtofen, dopo un po' sei tipo vi prego basta, fatemi usare qualcun altro. Solo quello è il problema principale che si incontra, a mio parere. Dopodiché, invece, Black Ops 4 ha nati i problemi di fare easter egg bastardissimi, ma se ricordo si può fare tutto in singolo. Voyage Sea, Nine Sea, Blood Sea, Classified Sea.
Dead of the Night sì, Ancient Evil sì, Alpha Omega direi di sì, e anche Tag sì. Che ci sta, perché almeno per quanto siamo fighi delle meccaniche in coop di coordinazione, insomma, avere sempre magari full squad, perché un conto magari in due, dice vabbè, tipo Moon in due di Black Ops 1, fattibilissimo. Già qualcosa come Shangri-La, bisogna essere in 4 ed è comunque un easter egg abbastanza impegnativo. O anche Shadows, che magari è l'ultimo passaggio è un po' più stronzo. Non robette da niente. Allora, dato che siamo qua, trappola di fuoco. Io dico che muoio, però. Tentar non nuoce. Ma cosa mi dici mai? Ma cosa mi dici mai? Dovrei essere incastrato abbastanza dentro. Poi, non so come siano le hitbox, perché anche sulla versione normale, con i zombie che vengono qua sulla destra, fanno fatica a morire davvero bene. E ogni tanto magari ti colpiscono una volta o due, ti fanno muovere, però. Più in là non mi fa andare. Mi sa che. Adesso sto muovendo la levetta, non so se si sente. Più di un tot non mi fa muovere. Riesco a spawnare qualche zombie prima che finisca la trappola, che sono curioso di vedere se funziona. Tra l'altro. Non vorrei mai arrivare i zombie dalla porta fuori. E. No! Fanculo. Vabbè. Happens, riproveremo tra un secondo. Trappolina qua. Zacchete. Minchia, proprio si spappolano. Adesso, tra poco, aspettiamo si ricarichi e riproviamo, che sono curioso. Funziona, che miracolo, mi aspettavo di andare a terra e dovermi comprare i perk. Infatti, l'avevo fatto alla fine del round apposta, che. Almeno potevo tranquillamente ripescarmi Jug sicuro e Revive, probabilmente l'ultimo Revive. E forse mi sarebbero bastati i punti anche per la spiccola, dovrei dire di sì. Niente di colpirmi così tanto. Ah, Regan sempre scarica, tocca andare di Zeus come un bastardo. I rumori di questa Wii stanno aumentando, la mia preoccupazione anche aumenta. Sto giocando da un'ora e un quarto, quindi. Ricordo un tempo che magari la usavo su giochi più leggeri sicuramente, ma per diverse ore. Oddio. La vedo un po' male. Sarà già ricaricata? Sa di no, però. Sto per sport. Invece sì. Poi, dato che appunto c'è uno spawn così lento. Eh no, mi sa di no. Sa che tittano. Cazzo. Si può andare invece lì, dato che è fatta tipo stramale. Qua? Perché mi sa che comunque vengono da sta parte, per cui. Adesso se quella porta fosse chiusa ci sarebbe solo il problema di quella finestra. Si potrebbe fare la vecchia metodo della strat che si sta lì alla finestra a continuare a ripararla. C'è l'impressione che il round sia finito. Eh no, titta comunque. Là di così, così però. Pure lo zombie ti raggiunge, perché sto pezzo di trappola tipo è praticamente finto. Cioè, anche se stai qua mi sa che proprio inizia a colpirti, ma comunque gli zombie da sinistra ti arrivano a prendere. Che delusione, che delusione. Sono molto deluso. Ah, giusto per un po' di esplorazione finale. Andiamo qui sopra. Allora. Qua, udio. Qua una mancanza di roba assurda. Però il resto sembrerebbe uguale. Qua mancano alcune piccole cose, ma. Comunque, quasi tutti i dettagli, cioè, tolte un paio di cosettine qua, che non è che siano così fondamentali, assomiglia abbastanza da poter dire: sì, è Black Ops 1, dai. Diciamo che è Black Ops 1. Non era ma proprio mai l'ultimo. Tra l'altro, sti zombie sono anche tipo. Mi sa che era proprio il problema del. Come era all'inizio, gli zombie erano molto più solidi, per quello ti inglobavano. Per cui anche tra di loro non riescono a compattarsi bene. A meno che proprio non giri così, gli zombie comunque stanno un po' più distanziati. Una cosa un po' strana. E guarda che riprendono a spawnare stratardi, minchia che roba strana sto spawn, oh signore. Ma proprio a pensare un botto di volte che okay, il round è finito, invece col cazzo. Sembra di essere su Black Ops 3 a girare qui, raga. Date un'antitesi alchemica. Beh, con i puzzoni sicuramente non è che sia il massimo.
Questi però dovrebbero essere gli ultimi. Cioè, Cristo Dio. Fatemi finire sto round. Che volevo magari fermarmi, dato che ormai più di così non è che si possa fare molto. Quello è sopravvissuto a un colpo di Zeus. Tranquillo, Fammi tirare sono una ricattato. scimmia e una tempistica umana. Questo bellissimo Zeus bloccato. Passerei la Regan per correre un pelino più in fretta, ma non mi fido dato che è scarica. Fino al collo e non ho munizioni. Brutta situazione. Poi Vieni a prendermi, ogni fenomeno. volta, di due o tre zombie alla volta che vedo, pensando siano gli ultimi, sprecare un colpo di Zeus. Mio Dio. Mossa di aringhe marinate nel Il piscio di piscinetto. gatto. L'ultimo, c'è qualche puzzone che se l'è presa comoda. Attento, mostro, Qualche morta puzzone che anch'io. se l'è presa comoda, sicuro. O c'è uno zoppo. Ah, due zoppi. Sparpagliati nel piscio Alleluia. Per cui, copyright permettendo, poi magari dovrò mutare un pezzo di video. dappertutto. Questo è l'ultimo pezzo. Ok. Mi è venuto, ho cercato un secondino e ho detto, no, aspetta, non sta partendo. Invece parte. Ah. Tanta bella roba. Ah, minchia. Aspettate che sto round dei cani mi ha preso un attimo la sprovvista. Anche perché ho pochissimi colpi. Non so se neanche se bastano. Mi sa che dovrò accoltellare l'ultimo o gli ultimi due. Beh, ci sono anche. Magari mi compro le Claymore. Presto mi serviranno munizioni. Che al momento all'inizio la canzone era partita a volume molto basso. Poi l'ha pompato. Adesso mi sa che mi tocca accoltellare l'ultimo. Spawnato uno. Soltanto uno. Boom! Però io dico che un bel round 30 l'abbiamo fatto con una tempistica orribile. E questo tuffo veramente nel passato direi che ha portato belle cose e tante altre cose veramente molto più brutte. Perché questo è quello che si poteva avere ai tempi. Meglio di niente, possiamo dire. Sni, perché comunque tante cose erano veramente bruttine, anche sul multi c'erano tanti problemi, la campagna ripeto che secondo me non era godibile e quando l'ho rigiocata su 360 sembra veramente una cosa totalmente diversa. E altri giochi invece per la Wii ricordo che proprio erano diversi, cito sempre Star Wars Il Potere della Forza, The Force Unleashed, che le versioni sia Wii che anche DS per dire sono molto diverse rispetto alla versione diciamo originale che c'era per 360 e PS3. Qui sono proprio dei giochi differenti, ma non soltanto dici, vabbè, come qua sposti una cassa qui, c'è un ostacolo in più, un'arma al muro. No, no, no. Stiamo dicendo livelli diversi, pezzi di storia diversi. Non so se addirittura personaggi diversi. Per la campagna di Black Ops 1 dovrebbe essere praticamente identica. Poi andrebbe ricontrollato veramente bene. Ci sono sicuramente delle mancanze. E anche di armi, come ho detto prima, tipo nella cassa, il G11 molto probabilmente non c'è. L'RPK non l'ho visto. E altre armi che magari mi stanno sfuggendo come gli sniper. Sembra strano che non siano mai usciti. Poi ho avuto sfiga che mi è uscito il Galil e l'HS10 un botto di volte. Però questo è quello che ai tempi c'era. Questo è quello che per i tempi ho ritenuto il miglior zombie possibile. E ho giocato per diverso tempo. Sicuramente molto meglio quello che sono passato dopo con 360 e tanto altro. Ci sarebbero altre cose da vedere per la Wii. Ma non possiedo purtroppo altri giochi. Perché ricordo che ci dovrebbe essere COD 4. Anche MV3, che lì sarei veramente molto preoccupato di vedere che cazzo potrebbe essere la sopravvivenza e robe del genere. Però si faceva quel che si poteva. Possiamo dire, potevano tranquillamente tagliare zombie e non dar niente, ci è andato questo. E appunto si apre la discussione del meglio questo piuttosto che niente, o dire invece che giocare una roba mutilata preferiamo non giocare a niente. Un pochino il discorso che si può fare adesso per Vanguard, dici meglio non avere proprio zombie o quel poco che abbiamo che anche se non ci piace è sempre qualcosa, quindi io. Ognuno la vede un pochino a modo proprio. Per cui nonostante il mio spam di colpi qua con lo Zeus, secondo me sto round durerà ancora un bel po', quindi è caso secondo me di fermarci. Dico delle belle granate qua, volevo premere la levetta per sdraiarmi, peccato che non si può fare. Per cui, fatemi sapere le vostre esperienze per quanto riguarda i primissimi zombie, che fosse anche voi sulla Wii 60, PS3, le vostre primissime partite, se anche voi avete giocato qualcosa di un po' malato, come ho fatto purtroppo io.
Grazie a tutti quanti quelli che sono arrivati fino alla fine di tutte quante queste parti e questo video. Ci vediamo come sempre al prossimo. In descrizione tutti quanti i link che possono interessarvi per Instagram, Discord e ovviamente Twitch. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio. Ah.